Buongiorno. Stalin definiva gli scrittori ingegneri dell'anima. Ora, Stalin era stato in seminario, pochi lo sanno, e quindi magari questa definizione era po' esagerata, ma senza arrivare a tanto, noi dovremmo chiederci quando si parla di cultura e specificamente dell'arte, cosa abbiamo in mente, a cosa ci riferiamo. Ora, immaginiamo uno scrittore che si ponga di fronte alla tastiera. Avrà un progetto, avrà un'idea. Quindi, quest'idea dovrà svilupparla. La qualità della sua opera dipenderà dal modo come riuscirà a svolgere questa idea. Quando un artista si accinge a creare un'opera, avrà un progetto, avrà un'idea. Non credo si affidi alla estemporaneità. Quindi, anche in questo caso, dal modo come realizzerà l'idea, sarà il valore e l'importanza dell'opera. Ma prima ancora della idea è la capacità dell'artista, la capacità dello scrittore. Quindi qui siamo a più livelli, vi è una conoscenza, una capacità tecnica propria della scrittura. Quindi la capacità di mettere in sequenza in un certo modo le parole, di dare forma linguistica a determinati pensieri. E quindi occorre una certa capacità, una certa conoscenza specifica. La stessa cosa vale per l'artista. Deve avere una capacità tecnica di realizzare l'opera che ha in mente. E questo è il primo punto. Ma poi vi è un secondo punto molto importante, e cioè la conoscenza, quello che sia lo scrittore sia l'artista sono in grado di esprimere, e il fine che si propongono. Allora, una grave carenza culturale da parte di entrambi renderà possibilmente, probabilmente, il loro lavoro non così significativo, non così importante, per ragioni oggettive. Ma è anche quello che loro si propongono. Se per esempio oggi c'è questa tendenza, si fa il discorso sull'emozione, in realtà vi è una tendenza, diciamo politica, in senso esteso, di andare incontro a quella che è l'aspettativa della massa, delle persone. Ecco, sono stati scritti una quantità di libri su questo argomento. Sono stati scritti uno di Plumber, Storia delle emozioni, e uno di Freinberg, Il potere delle immagini. Il potere delle immagini, che è stato tradotto in Italia come Reazioni alle emozioni del pubblico. Ecco, l'impressione è che esattamente questo sia l'anello debole della creazione, per così dire. Questa propensione a fare ciò che il pubblico si aspetta.
E qui entriamo in un discorso estremamente vasto, estremamente complesso, e cioè la superficialità e la mancanza di cultura vengono supplite dal successo. Voglio dire, noi vediamo dei soggetti che vengono celebrati, dei soggetti che non mi sembra che abbiano delle qualità così eclatanti, abbiano un particolare cultura, abbiano qualcosa di particolare. Si presentano magari con i capelli azzurri, le orecchini che cadono sulle spalle, un trucco, sia che siano uomini, sia che siano... Cioè tutta questa esteriorità, questa cosa, io non giudico, non mi interessa. Qui stiamo facendo delle considerazioni generali, no? Ecco, questi personaggi hanno un successo. Ora, siccome noi viviamo in un'epoca in cui vi è questa comunicazione decettiva, a mio parere, di massa, un continuo, una comunicazione, le televisioni procedono 24 ore su 24 in continuazione, devono avere materiale da mettere in rete, e siccome fanno la pubblicità e vivono di questa pubblicità, si arricchiscono, guadagnano miliardi con questa pubblicità, non solo le televisioni ma anche i giornali, i network, qualsiasi cosa. Voi accendete il telefonino, cercate un argomento e vi vengono fuori 4-5 schermate pubblicitarie. È una forma anche questa di arroganza, ma qui abbiamo un po' variato il tema. In sostanza, siccome mirano ad avere l'audience, famosa audience, quindi cercano di andare incontro al pubblico, perché se non vanno incontro al pubblico, se fanno discorsi troppo complicati, troppo intellettualistici, no? O moralistici, poi è peggio del peggio, e allora il pubblico si disinteressa, non trova interesse per queste cose, quindi viene meno la pubblicità, viene meno la vendita del libro. La vendita dell'opera più o meno dovrebbe andare, perché a parte il fatto che gli artisti ormai producono cose che c'è poco da discutere sotto il profilo culturale, ecco, temo, no? Comunque, devono andare incontro a una certa, in questo caso, alla tendenza, al mercato. Se voi, per esempio, provate ad andare a vedere le tendenze su Twitter, su Facebook, viene fuori LGBT, cioè la Lega Omosessuali, eccetera, eccetera, come tendenza, il primo piano. Queste sono le tendenze di oggi. Non so, né positive, negative, non è argomento, però sono queste. Ora, siccome, come ripeto ogni volta, l'artista, lo scrittore vivono in un determinato contesto, sono intanto suggestionati anche loro da questa tendenza, da questi martellamenti mediatici per determinati argomenti, e poi magari sono convinti loro stessi, ci credono, fanno parte di determinati gruppi. Quindi quando si mettono a produrre qualcosa, producono quello che in qualche modo pensano che possa essere accettata dalla massa. Non mi pare, no, a parte la retorica che tenta di far credere in qualche caso il contrario, non mi pare ci siano molti che vanno controcorrente, contro il pensiero unico. E questo è quanto. Cioè, noi siamo orientati a una oclocrazia. Oclocrazia significa il governo attraverso le manifestazioni di massa. Questo noi l'abbiamo visto, vengono in qualche caso incrementate da una nazione all'altra, giusto o sbagliate che siano. L'abbiamo visto in Ucraina, l'abbiamo visto in Bielorussia, lo vediamo in Russia, l'abbiamo visto a Hong Kong. Ecco, quindi queste manifestazioni più o meno spontanee, ecco, vogliono influenzare il potere. L'idea comune
sta nel fatto che costoro che manifestano sono dalla parte del giusto, mentre quelli contro cui manifestano sono per principio dalla parte sbagliata. Sarà così? Io non voglio esprimere giudizi. Ecco, la stessa cosa avviene nella produzione culturale. La produzione culturale non va contro, cioè quando si parla di avanguardie, Roland Barthes aveva ridicolizzato giustamente questo termine militare di avanguardie, no? Che significa la pattuglia che va a esplorare un terreno nemico. Le avanguardie non hanno esplorato nulla e certo non hanno trovato nemici, hanno trovato laudatori, hanno trovato esegeti. No, e infatti sono tutte un grandissimo successo nei musei. Quindi, voglio dire, l'idea che l'artista e lo scrittore, mi fermo a queste due figure, ma potremmo farne molte altre, dei registi, eccetera, gli scrittori di canzonette che oggi sono sul podio sociale, sul podio tra i VIP, no? Gli scrittori e i cantanti, no? Ecco. Quindi ci troviamo in un mondo che è costituzionalmente superficiale, cioè fa della superficialità una guida somma di tutto ciò che avviene, perché deve seguire le masse, deve seguire le emozioni, la reazione delle masse. Quando si presenta una mostra, non si dice questa mostra è interessante perché affronta determinati temi, l'artista ha sviluppato un tema originale portando l'attenzione, ecco, l'attenzione sarà sempre sul problema di genere, sull'esaltazione della donna nell'arte, nella scrittura, eccetera, eccetera, del pensiero unico, Black Lives Matter, questi sono gli argomenti diffusi del pensiero. Saranno giusti, io per carità non ho titolo né intenzione di mettermi a sindacare e fare un discorso di carattere etico, non c'entra. Sto semplicemente dicendo che il livello della cultura e dell'arte è fortemente determinato da più fattori, tra i quali la mancanza di cultura, l'incapacità tecnica di realizzare effettivamente, diceva Oscar Wilde, l'ho citato molte volte, chi chiama zappa una zappa dovrebbe essere condannato ad usarla. Ecco, vediamo la scrittura di oggi, sono più che altro instant book, sono più che altro testi che riguardano l'attualità. L'attualità cos'è? L'immigrazione, il genere, il femminismo, l'omosessualità, questi sono i temi. Tutto il resto è noioso, cioè non interessa più. Cioè la cultura è orientata in questo modo, è giusto? Può essere, io non lo so. Ma sicuramente, e chiudo, il valore delle opere è determinato da questo tipo di orientamento e di mentalità. Di questo tipo di cultura, che tipo di cultura che parte dalla scuola elementare, quindi i bambini sono già orientati in un certo modo e via via nel liceo, all'università sono già orientati in un certo modo. Non si vedono effettivamente delle controtendenze, il pensiero unico è quello e si è creato una sorta di paradosso. Io ho sempre detto, e ne sono convinto, che l'arte in generale è politica, e oggi noi lo vediamo, perché si è creato una sorta di paradosso. Se voi osservate quello che avviene, vi accorgerete che il pensiero unico esalta esattamente le cose che 50-60 anni fa erano assolutamente negative. C'è stato proprio un ribaltamento, non oserei dire di valori, perché qui i valori non esistono più, un ribaltamento di pensiero, un ribaltamento di orientamento sociale e culturale, totale, totale. Per cui, siccome lo scrittore, l'artista, il cinematografaro sono persone che vivono nel loro tempo, inevitabilmente seguono questo tipo di orientamento, questo tipo di pensiero.
e quindi producono opere che estemporanee, che senza profondità, perché tanto nella profondità, diceva Verulanio, le cose pesanti vanno a fondo, la schiuma, le cose leggere galleggiano. Quindi per andare avanti, per ottenere dei risultati, bisogna seguire le emozioni delle masse. E noi abbiamo visto, questa pandemia ce l'ha fatto vedere molto bene, quali sono gli interessi delle masse. Questa angoscia per la fine della movida, a me francamente fa sorridere questa cosa, no? Mi sembra una follia, invece è una realtà. C'è persone che considerano la libertà il fatto di andare a sedersi al bar. Ecco, al di là di delle idee di ognuno, ma se vi fermate un attimo a riflettere, vi rendete conto della vacuità di questo tipo di sensazioni, che però sono diffuse, sono quelle che contano. Quindi in questo contesto sociale e culturale, com'è possibile immaginare che un artista abbia la possibilità, la forza, la capacità di andare contro tendenza e di creare cose che davvero fanno riflettere? Contro tendenza significa andare contro quelle che sono le cose accettate. E quindi le cose accettate sono celebrate, sono osannate dai giornali, dai media, dai politici, eccetera, eccetera. E quindi vi è una sorta di avvitamento in declino, un avvitamento verso il basso di queste situazioni che si autoriproducono. Io non so quanto questo avrà fine e dove arriveremo. Certo, è una questione che a mio avviso dovrebbe preoccupare, perché quando noi parliamo di futuro, di tecnica, parliamo di tante cose, ma se trascuriamo l'asse portante, cioè l'essere umano, se trascuriamo il modo di pensare, il modo di essere, il modo di vivere dell'essere umano, forse andremo incontro a delle grandi delusioni. Perché concretamente, a parte che dovrebbero essere gli uomini, fino a quando non saremo guidati dai robot e dall'intelligenza artificiale, suppongo che dovranno essere gli uomini a realizzare questo fantomatico futuro, a affrontare i problemi di una società sempre più numerosa. Ci avviamo ai 9 miliardi di esseri umani sulla Terra. È sempre più complessa, sempre più, come dire, paradossalmente complessa e superficiale, no? Un ossimoro, due temi antitetici che invece esistono nella realtà. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.